bel benvenuti poi. No, sono faggi questi qua, eh. Faggi? Io prima pensavo. No, sono faggi. Ah, faggi? Sì, sono faggi. Sì, allora mi sto sbagliando. Sì, pioppa in pianura, qua non ce n'è. Ma c'è già gente che viene giù, eh. Eh sì, magari ha fatto la passeggiata su. L'hanno messa nuovo l'albergo su. L'hanno tutto rinnovato l'albergo, devi vedere che roba che è. È che no, non so se la, speriamo che l'abbiano aperto. Quando sono venuto su io me l'hanno fatto visitare, era nuovo, ma tutto nuovo, tutti gli impianti nuovo, bellissimo. Ma proprio bello. Io ci sono venuto qua, ti faccio vedere le foto, nel 89-90, quando c'era ancora l'impianto vecchio, che era uno solo che arrivava fino in cima, e il rifugio funzionava. E avevamo mangiato su. Io c'era. Guarda questi qui che camminano. Sì, c'era uno di noi che volava col Delta. Lui ci veniva col Delta. E io attraverso ci siamo venuti a vedere, no? Perché quello lì è un po' particolare. Guardami, guardami. Era un po' particolare. E allora siamo venuti, ma poi abbiamo sciato io attraverso. Non... Ma non si poteva volare? No, no, non c'era l'atterraggi, no. E quell'atterraggio lì non c'era? Non lo so, no, non me lo ricordo. Beh, lì non è facile quel... Questa me la ricordo che l'abbiamo fatta a piedi. Eh sì. E col trattore ci hanno portato sui parapendio. Guarda quanta gente che se ne viene giù a piedi. Ma sai, venire giù a piedi senza vela sulla schiena è una passeggiata. Insomma, invece qua non fa. Oh beh, io vado quando sono su in Emilia, me ne faccio queste passeggiate qua. Di un paio d'ore, nel bosco, all'ombra. Tu cammini. Io sono andato due volte, se non tre, sull'Antola perché poi è piano. Guarda quanta gente che viene giù a piedi. Sì. Vabbè, con una ragazza così. No, con la donna, non la ragazza. Ci verrei anch'io giù a piedi. Ma è magra, è un po' troppo magra. Me lo ricordo qua. E questa qui è la pista, d'inverno quando c'è la neve è la pista. E questa senz'altro è una pista. Sono piste da sci queste qui. Hanno lavorato quest'anno? Io dico di no. Però secondo me se tenessero aperto luglio e agosto gli impianti, due mesi, un po' di più lavorerebbero. Ebbene, sai, però che vedo personale, corrente. Hai visto, ci sono due in fondo. Due qua. Due in cima. Poi uno qui e uno su. Alla cassa uno. Insomma. Beh, erano in due, uno alla cassa e uno ci faceva partire. Cioè, l'operaio costa, eh. E i giorni feriali cosa fai? Ma no, solo sabato e la domenica. No, il giorno feriale qui non c'è nessuno. Cosa vuoi? Non è... Ma guarda un po' quanta gente che c'è che viene giù a piedi. Sì. E quella lì è salita tutta con la funivia, eh. Ah beh, c'è salto, bambini. Quindi... capisci che oggi è l'ultimo giorno, poi chiudono, se ne ripara il prossimo anno. Ma hai detto che c'era una festa del santo? È oggi. Ma dove? Qua in cima? È sul Maggiorasca, che è il monte quello là. Ah, allora sarà gente che ne viene giù di là. Qua la gente ci viene in villeggiatura, quell'albergo? No, in villeggiatura, no. Non so, tanto ora guardiamo se è aperto. L'anno scorso non era aperto, o due anni fa quando ci siamo venuti. Era tutto rifatto, tutto ben pronto a aprire, ma era tutto chiuso. Sì, volendo lì io penso che 10 camere da due persone ci escano. Ecco, non c'erano ancora pronte. Ma no, era diciamo imbiancato, pavimentato, ma senza mobili, vuoto, completamente vuoto, non c'era niente. Ci vuole, bisogna fare il banco, il bar, i tavolini, le sedie, gli armadi, tutto. L'hanno messi tutti e due assieme i sacchi. Bene. Speriamo che non casa. È davvero. Mi sembra che la barra l'abbia tirata giù. Dall'idea. Fa vedere. No, non sono messi tutti e due assieme. Uno è sul seggiolino. Uno di là, uno di qua, sì. Oh, vedendo le cuscine, ma poi hanno tutti e due assieme. No, allora li metteva in piedi, l'avrebbe messi in piedi. Sdraiati uno e uno. Ecco qua. Il prato finale.
Le finestre sono aperte del rifugio, guarda. Alla luce? Oh. Ah no, è un, è un cammino. No, c'è la luce, c'è la luce. Sì, sì, allora andiamo a vedere dentro cosa hanno fatto. Aia, aia. Da dietro? Ho sentito un po' di vento qua. Sì, sì, aperto, aperto. Che bello, hanno aperto il rifugio. Ma hanno fatto bene. Guarda quanta gente che c'è sul Maggiorasca, guarda. Sì, perché si hanno fatto la festa del santo, no? Hai detto? Eh sì. Ma lo sai, la gente c'è anche delle tende là in cima, guarda. Uno che è venuto su ieri. Ma ti immagini passare la notte qua, se scoppia un temporale? Ah beh, se c'è qualcuno che viene qua si informa. Eccoci qua che siamo arrivati. Anche noi prima di venire ci siamo un po' malapena informati. Malapena. Eccoci qui. Salve, giovanotto. Cosa c'è? La carta.